Michele si collegherà con noi perché sai che è un periodo di esami, quindi sta facendo gli esami a tanti alunni, gli ho detto non essere il solito che sei sempre troppo fiscale, guarda, dagli il voto giusto e ma poi qua dagli il voto giusto e non rompere le scatole. Io se fossi un professore sarei un po', non dico severo, però sarei giusto, però alla fine se il ragazzo si impegna, insomma il voto glielo darei, ma è sufficiente come Andiamo, facevo. andiamo, che lei c'ha ancora adesso la penna con l'inchiostro simpatico, andiamo su. Sì, infatti io ho la penna con l'inchiostro simpatico, non riuscirei a fare il torto, anche se magari mi incazzerei, nel senso come dico io, però insomma, alla fine, tu cosa faresti? Cioè, se fossi un professore, Ma io sono un sì, professore. sei un professore, sei un medico, volevo dirti, lei non ride. No, no, io insegno all'università. Ah, sei un professore, quindi, Insegno allora, un tu, master di secondo livello, master di secondo quindi livello, quindi sei un professore, sì. perfetto. Tu che sei un professore, come sei con i tuoi alunni? Parlaci un attimo, che entriamo subito su te. Come sei? Bah, io cerco di entrare fondamentalmente in empatia e in confidenza, soprattutto anche Ma perché come ti vedono? io insegno a laureati magistrali, quindi sai, il livello è elevato e quindi la discussione è insomma, a volte anche complessa e Ma va come ti comunque vedono i tuoi alunni? strutturata. Come ti vedono i tuoi alunni? Ma penso che mi vedano come uno di loro che ha, come dire, approfondito un certo argomento e che vuole divulgare un qualcosa che loro ancora non hanno compreso appieno, non conoscono, ecco. Ma cerco di creare sempre molta empatia con i miei studenti perché è la cosa più importante, per farsi seguire, soprattutto quando devi spiegare cose complicate. E quando poi loro ti fanno domande complesse, tante volte, sai, non è semplice rispondere a domande di persone di un certo livello. Ma sei un professore, Ma, quindi ho capito, ma non è sempre, non è che sappiamo tutto, capisci? No. Cioè, ma è quello invece crea empatia, crea la discussione, crea il percorso. Noi non facciamo esami ai nostri studenti per Però i voti decisione li del dai? nostro, no, ma No. perché il nostro direttore di master aveva deciso di non darne, ma io avevo proposto comunque di fare un test Ah. finale perché mi sembrava anche corretto che poi chi Certo. seguisse questa attività poi avesse un'idea di cosa sia la micronutrizione e di approfondire i E vari invece niente. micronutrienti. Ma adesso vediamo, quest'anno purtroppo non è partito il master perché non avevano i numeri. Fin l'anno scorso c'era, l'anno prossimo dovrebbe ripartire. Allora, caro Quindi vediamo. Ma no, professore, ma non era per quello, non lo dicevo. Lo se sei dicevo perché professore, ho anche insegnato anche alle scuole, diciamo, regionali, che bello. anche No, ma sai che non ai credo. tempi, quando Sai ero che non è che, studente. cioè, ti conosco adesso come professore, quindi lei comandante, vedete che faccio, cioè, neanche lei sapeva che era professore. Prendo con vero piacere. Professore a contratto, mi Ma professore, raccomando. sai che ha No. contato. Quindi, oltre che essere un medico, sei anche un professore, quindi un Contratto, insegnante. a contratto. Vabbè, a contratto, dopo contratto. Università di Padova. Eh? Sempre un professore, se? È sempre un professore, quindi mi fa piacere Sì. che di avere proprio, oltre che un medico, anche un professore. Insomma, io Grazie. con i professori andavo abbastanza d'accordo, non con tutti, abbastanza. Che scemo. Ma è possibile che lei sia sempre. Lei è sempre il solito, guardi, che non. Andavo abbastanza, non ho detto che andavo d'accordo, andavo abbastanza e quindi. Ah, ecco, scusi, mi era sfuggito il Vabbè, sostantivo. abbastanza, quando ho detto abbastanza è abbastanza. Poi dopo trovavo sempre una via d'intesa, insomma, per uno come me che nei banchi di La scuola ci via ritrovo. di fuga usava la lima per le unghie o il cucchiaio No, spuntato? usavo il seghetto, io altro che. Ah, proprio le Proprio brutte. andavo giù di brutto, i professori lo sapevano. Quindi, vabbè, che la scuola nostra, la scuola mia, insomma, dei miei tempi, erano scuole un po' più diverse. Anche la mia, Anche la tua, anche la figurati, tua. Non so sì, qua. quella Bella, di Vittoria, la tua com'è come scuola? cioè, il rapporto con i professori dipende, ovviamente, non con tutti si riesce a creare quel Beh, legame, ma però. sai, voi avete una fortuna che siete donne, quindi No, l'uomo non c'entra, no, con non la donna è c'entra, sempre più. no, È con l'uomo no, che. no, Dici? no, no, non dico di sì, Ah, non dici, sì, è no. strano, perché di solito con le donne si ha sempre un No. occhio di riguardo, che è anche giusto, insomma, magari, sai, c'è sempre quelle. Non certo che. Insomma, No, sai. non è vero che comunque siamo tutti diversi, anche ci sono anche maschi sensibili, quindi Sì. e fragilini. Sì, però di solito il rapporto. Tu sei misto in classe, caro professore, o hai solo uomini? No, misto, c'è di Misto, misto, tutto. Io misto. ero solo donne Ma i perché professori facevo il allora collegio. erano solo donne.
Sì. In quante eravate? 25, mi pare. Mamma, che fortuna avere 25. Ha capito lei, comandante? 25. Se facessi l'insegnante, cosa improbabile, perché sarebbe un insegnante, se avessi, guarda, un comandante, un piscale, metti colore, sarebbe roba da matti, roba da prendere un outing ogni volta, perché ti fa venire il mal di testa. Ma guardi che a me hanno dato il diploma per corrispondenza, cosa credi? Sì, poi rispondere il primo della classe, non dica niente, cari, a fare il primo della classe, non dica, non dica cosa, era il primo della classe, aveva tutti 9 e 10 in condotta, quindi... Un segno meno davanti, magari... Sì. Vabbè, allora, sai che è molto bello iniziare? Io penso che anche da casa, insomma, sia bello, simpatico conoscere più da vicino i nostri ospiti, quindi è vero che Claudio, il nostro dottor Claudio Fasson, assieme alla dottoressa Vittoria, vengono qui per parlarci della loro dieta, però è anche bello conoscere un po' più da vicino, quindi capire, conoscere e far conoscere anche al nostro pubblico, insomma, un po', diciamo così, non dico tanto dietro le quinte, ma anche chi si è come persona. Quindi abbiamo scoperto che sei anche un insegnante. Tu invece, Vittoria, oltre che essere dottoressa, cosa fai? Così almeno... In che senso? Come in generale? Potrebbe essere anche in generale oppure anche entrando un po' nel dettaglio. Allora, sei dottoressa, quindi ti occupi di nutrizionismo, sì, di biologia e tutto quello che ti va dietro, però... Poi lavoro. Lavori, quindi il lavoro è praticamente va parallela con il tuo studio. Ho capito. Sì. E poi dopo che cosa ti piace? La danza. La danza. La fai, vai a danza? L'ho fatta a Milano. A Milano? Sì. Hai capito. Per quanto tempo? Là a Milano sono stata 5 anni. Ah. Al Teatro Carcano. Però. E quindi... Ma perché abitavi a Milano? No. Ah, cioè quindi partivi... Da piccola ho preso io la decisione e bellissimo, sono andata via. Bellissimo, meravigliosa. Sì. E poi dopo l'hai messa un po' in pausa. Sì. Ti dispiace un po', però? Abbastanza, molto. Vedo che sei sorridente, ma dispiaciuta da un'altra parte. Insomma, 5 anni non sono pochi, insomma. No, beh, ovviamente l'ho fatta anche prima per arrivare a Milano. Ecco, Milano. Che cos'è stata... che rimpiangi? Che cosa dici? Caspita, qualcosa oltre alla danza? Oltre alla danza, che cosa rimpiango? Sì. Niente. Allora sei una devo dire, donna realizzata. E tu invece che cos'è che rimpiangi, Claudio? Che cos'è che vorresti dire? Caspita, mi piacerebbe, se avessi potuto, avrei fatto, non lo so. Ma penso che l'unica decisione che rimpiango e che forse cambierei nel momento potessi tornare indietro è stato quando, dopo un anno negli Stati Uniti, mi si propose di rimanere lì a lavorare come chirurgo generale, quindi fare l'esame per l'abilitazione e ripetere la specializzazione in chirurgia generale. Quella probabilmente è l'unica decisione che rimpiango un po'. Ecco, ma che non penso, ma è una decisione così. C'è stata, secondo me, mancanza di autostima da una parte, perché ero giovane e vivevo in una situazione, in un periodo in cui noi specializzandi eravamo molto vessati e molto sottomessi dal sistema in generale. Non è un problema di una persona, no. Era proprio il modo in cui venivano trattati gli specializzandi, soprattutto quelli di chirurgia, chirurgia generale soprattutto. E dall'altra il fatto di... E quindi, sai, a volte manca anche un po' di autostima, certo, no? Perché se vieni sempre criticato, vessato, vieni sempre... E si critica sempre quello che fai in qualunque modo, in qualunque situazione, comincia a perdere un po' di autostima. Certo, ma è un po' in generale di tutto. E quindi si è creata una paura e un timore di non farcela, e quindi che peccato, ho preso atto. Poi sai, io stavo finendo la specialità e stavo scrivendo la tesi, sono tornato, ho scritto la tesi, mi sono specializzato. Mm-hmm. Mi avevano già trovato il lavoro, avevo il posto a Porto Viro in chirurgia generale e sai, io avevo già la mia visione della mia attività e tutto quanto, quindi è stata un attimo così. Ecco, adesso tornando indietro, probabilmente sarebbe la cosa che tornerei indietro a fare. E mi occuperei di chirurgia nutrizionale, che è esattamente quello che... Quindi, perché ero sempre comunque... Il filo conduttore sarebbe sempre quello, quindi chirurgia però nutrizionale. Sì, dell'ambito della nutrizione, perché un paziente chirurgico che viene operato sia in pre che in post-operatorio, se non viene nutrito, tra virgolette, certo, chiaramente in maniera corretta, è chiaro che può andare incontro a complicanze più o meno serie o
un allungamento dei tempi di guarigione, certo, che non va bene né per lui né per la sua famiglia e tantomeno per il sistema sanitario. Certo, certo, certo. Ah, insomma, hai capito, quindi stiamo scoprendo un po' da Vittorio, un po' anche dal nostro professor dottor dal nostro dottor Claudio Frassoni, insomma, un po' i chiamiamoli così, i rimpianti o quello che magari oggi con il senno di poi magari dice, sai, avrei deciso di fare questo. Vede, un po' di storia anche di noi tutti, è bello, è così. Lei, chiediamo a qualcuno, rompiamo poi le scale. Lei comandante, cosa rimpiange di non aver fatto il pilota d'aereo, l'elicotterista? No, rimpiango di essere stato così mona da non studiare di più. Mamma mia, sempre il solito primo della classe. Cioè, guarda, come Einstein. No, semplicemente non avevo la testa per andare all'università e questo un po' mi dispiace. Dispiace, no, io non rimpiango nulla. Se dovessi tornare nei banchi di scuola farei quello che ho fatto, anzi di più, perché io ho sempre preso la scuola come sì, modo chiaramente di studiare, però con gran divertimento, quindi il classico alunno non modello, quindi non modello, ma che però lo rifarei, quindi non rimpiango assolutamente nulla, anzi di tutto quello che ho fatto lo rifarei, magari mettendo alcune pedine, però non cambierei nulla del mio percorso, quindi sono sempre stato uno molto avventuriero, quindi e continuo ad esserlo, ma proprio adesso. Vabbè, aperta e chiusa questa parentesi, quindi però non le chiudiamo tutte, quindi facciamo, sai che c'è la parentesi tonda, graffa e tutto, chiudiamo le tonde. Quadra. Entriamo nel vivo del nostro appuntamento. Voi sapete che durante la settimana il dottor Claudio Frasson, assieme con una nutrizionista, con una biologa, ci viene sempre a trovare, quindi per noi è molto bello parlare di buona salute, cioè quindi di star bene, e lo si fa, di solito noi qui diciamo, ah, ci sono le nostre diete mediterranee che vanno bene per tutti, quindi va. Sì, per carità, viva la dieta mediterranea, ma viva anche chi soprattutto si è preso, diciamo così, in carico proprio una dieta importante che si chiama dieta Minù, che è la dieta che il nostro bravo Michele Pigozzo, che è il mio conduttore, ma che come dicevo fa l'insegnante, quindi in questo periodo deve correggere compiti, interrogare e fare altro e soprattutto anche dilettarsi, perché lo vediamo qui che dopo andremo a vederlo con un filmato che ci ha preparato proprio relativamente a un piatto della dieta Minù. Qualcuno si chiederà, Claudio, perché lo facciamo fare a Michele? Perché Michele è uno di noi, cioè potrei essere io, potrebbe essere... Come te la cavi in cucina, Vittoria? Bene, dai. Bene, quindi sì. Potrebbe essere Vittoria che magari si prepara la sua dieta a menù, oppure potrebbe essere il nostro Claudio che dice, vabbè, oggi mi voglio preparare un piatto. Quindi è una cosa che tutti sanno fare, non bisogna essere degli chef o dei master o... Quindi chiunque può prepararsi un piatto. Il bello della dieta a menù è che, osservando tutto quello che vi viene dato giornalmente, quindi partendo dalla colazione, poi partendo dal pranzo, partendo poi dal pomeriggio, come sicuramente andare a diciamo così, tenere sempre il nostro corpo vivo, quindi tenere sempre la fiamma viva e non spegnerla mai, per poi magari non trovarci di sera che siamo super affamati come dei lupi che sono settimane che non mangiano. La cosa bella di questa dieta è che possiamo addirittura cambiare alcuni ingredienti. Per esempio, dici, sai, a me il cetriolo non piace, dico una stupidaggine. Allora, voi andate a vedere sull'elenco e c'è sostituzione del... Come possiamo sostituire un cetriolo, per esempio? Cosa potremmo sostituire? Ma i cetrioli li puoi sostituire con tante cose. Le zucchine. Cioè, zucchine, melanzane, con l'insalata la puoi sostituire. Ma il problema, posso inserirmi? Devi. Il problema è che nel momento in cui noi sviluppiamo il piano alimentare, sì, abbiamo praticamente visitato a fondo il paziente, quindi ci siamo dedicati a lui sia dal punto di vista anamnestico che dal punto, certo, di vista della visita nutrizionale, quindi prepariamo un piano alimentare personalizzato per lui, e nel momento in cui lo prepariamo, quando facciamo la visita, certo, chiediamo anche se il paziente ha dei gusti particolari, quindi se uno non piace il cetriolo noi già non lo mettiamo. Il gioco invece sta sul fatto che se tu hai una giornata in cui vuoi per esempio mangiare due o tre tipi di verdura, o vuoi mangiare
invece che solo prosciutto crudo vuoi mangiare anche della bresaola e coso, e c'è la sostituzione, puoi anche utilizzare Bello. Entrambi gli alimenti dimezzando le dosi indicate per ognuno. Ecco. Quindi è molto utile questo, perché puoi variare, puoi fare dei piatti anche vari, interessanti, e comunque mantieni gli apporti di macro, ma soprattutto di micronutrienti essenziali nella giornata. Ecco, questo è importante. Quindi guarda che avete la fortuna qui a Caffè TV 24 di avere veramente un medico, anzi due medici, perché abbiamo la dottoressa e il nostro dottor Claudio Fresso, che ci spiegano esattamente come cercare di mantenere il nostro fisico in perfetta forma, e qua ci sta, ma anche e soprattutto di mettere all'interno di noi le giuste calorie, quindi per non sbagliare. Quindi ci sono tante tante osservazioni, e noi vi vogliamo portare un po' di informazione proprio al giovedì, e quindi lo facciamo con gran piacere in questo nostro appuntamento. Poi tutte le domande che volete rivolgerci le fate al 339 1076 205, che è il mio telefonino. Quindi mi chiamate, oppure mi mandate un SMS o dite, ma io per esempio vorrei fare qualche domanda, vorrei chiedere qualche cosa al dottor Claudio. Potete farlo benissimo, cioè il nostro è un appuntamento molto aperto a 360 gradi, quindi avete la possibilità di interagire con noi, ed è molto bello questo, cioè avere la possibilità di parlare, di comunicarci, di darci le vostre idee, le vostre impressioni. A volte io parlo, Claudio e Vittoria, con non so, amici che trovo, mi dicono, Madonna Santa, sai, ho provato anch'io a fare la dieta, ma dopo l'ho provata 15 giorni, 20 giorni, e dopo mi sono stancato, ho buttato via tutto perché non vedevo i risultati. Allora, non è detto che appena iniziate ci sono, ma dopo 15-20 giorni, se seguite esattamente il piano del menù, i risultati ci sono. Sì, soprattutto ti senti meglio. Non so, ti senti meglio. È la cosa più importante. Anche perché in questo periodo c'è bisogno soprattutto di che ci sono sti sbalzi, quindi tanto caldo. Siamo passati da temperature da 20 gradi a 30-35, quindi il nostro corpo già quando ci sono 2 gradi di differenza li sente. Figuriamoci quando abbiamo questi sbalzi di 15-20 gradi. Quindi dice, Madonna che stanco che mi sento. Quindi ci sono tutta una serie di promozioni che vengono fatte in televisione, integratori, questo che l'altra. Sì, uno dice, prendo gli integratori, ma se poi dopo non mi alimento nel modo giusto, l'integratore non fa niente. Cioè, quindi abbiamo bisogno prima di tutto di alimentarci nel modo giusto, e si può fare, giusto Claudio? Assolutamente, attraverso appunto questo metodo che permette alle persone di assumere gli alimenti durante tutto il corso della giornata e nel periodo in cui hai stretta necessità di assumere nutrienti per produrre energia e per far funzionare il tuo corpo nel miglior modo. Dopo sì, è chiaro che più vai verso sera, a meno che tu non abbia attività serali o attività notturne, perché magari hai un lavoro a turni, oppure fai attività fisica di sera, e quindi allora lì bisogna aggiustare un pochino il piano alimentare, quello lo si fa attraverso le visite. E si può comunque ottimizzare l'apporto in base anche alla tipologia di attività che uno fa, qualunque essa sia, insomma, quindi per noi non è un problema. Mi piacerebbe che rispondessi un attimo ad alcune domande che mi hanno fatto alcuni telespettatori. Mi parlano, io chiaramente non sono un medico, quindi non posso dare nessun tipo di risposta, se non dire quando arriva il dottor Claudio o la dottoressa Vittoria facciamo le domande. Mi parlano di fame nervosa, cioè quindi il soggetto è questo, ho mangiato... Ok, però, non so, termino di cenare alle 8:30 più o meno, insomma 9 meno un quarto, poi alle 10:30 ho fame. Cosa devo fare? Rispondi tu, rispondo io? È uguale, come vuoi. Dividetevi a metà la cosa, no, così mal comune e mezzo gaudio. Prego, secondo me, tralasciando adesso l'aspetto patologico, che magari lo lascio a Claudio, e... magari si può dare anche altri consigli. Dalli. No, come ad esempio magari la persona dovrebbe capire se magari è annoiata in realtà in quel momento. Spiega lì. Un attimo. Nel senso che magari al posto di fiondarsi sul cibo poco dopo, di trovare un'altra attività in quel momento da fare. Sì, anche il luogo magari dove si è, perché magari faccio un esempio così, che mi viene in mente così. Torno a casa dal lavoro, sono stanca, la prima cosa che faccio è mi metto in divano, dico ho voglia di prepararmi la cena, no, così apro il frigo, prendo le prime cose che mi trovo, le patatine, ok, e inizio a stuzzicare così. Invece magari prendendo anche altre abitudini, spostandomi,
cioè nel non fare quella cosa, nel non torno a casa da lavorare, mi metto in divano, magari mi provo a spostare anche solamente di stanza, oppure prendo e vado a farmi una passeggiata e cerco di capire se effettivamente ho realmente bisogno di nutrirmi o se è una consuetudine ormai, un'abitudine che si è Io penso formata. Che per qualcuno sia un'abitudine, perché più di qualcuno mi dice, sai, davanti alla televisione smagnucco. Eppure fa, mi succede però a volte che magari invece torno a casa, ceno e tutto quanto, sono stanco, vado a letto, quindi la fame non la sento più. Cioè, qual è il consiglio che possiamo dare? Così rispondo anche a tante persone che mi dicono, oh, ti facciamo le domande e poi non ti ricordi mai. È vero che perdo qualche fame, però me ne ricordo, insomma. Beh, la fame nervosa dipende da quale sia la causa. Cioè, ma si chiama fame nervosa? Allora mi ha detto, sì, ma per sì, esiste una sindrome, si chiama fame nervosa, tra virgolette, che dipende fondamentalmente da varie cause. Possono esserci cause organiche, quindi persone che possono avere delle problematiche organiche a livello proprio dei centri della fame, della sazietà e anche della sete. Parlo di ischemie, parlo di neoplasie e quant'altro, che alterano totalmente. E come fai a capire se c'è stata... Beh, ma lì bisogna fare tutto un percorso, ma è molto raro, e queste sono le patologie organiche. E può accadere che ci siano per esempio dei tumori a livello ipotalamico che diano sia per esempio fame nervosa. Può esserci per esempio una malattia come il diabete mellito di tipo 2 che non è ancora stato eviscerato, che quindi può dare caso, fame, sete, ok? E cosa fai in quel caso? Bisogna rivolgersi al medico curante e eventualmente andare a prescrivere degli esami che escludano la problematica del diabete. Quindi ma se uno ha diabete glicata, glicemia, emoglobina glicata e poi eventualmente esami urine e poi un profilo nutrizionale e ionemico insomma nel sangue, e dopo fare se risulta che ci sia un diabete mellito, bisogna fare una visita specialistica e partire subito con le terapie. Vedi, queste quindi sono queste cose. Sono le cause, diciamo, per dire che possono portare alla fame, detta fame nervosa. Ce ne sono anche altre. Invece tante volte la fame nervosa è un problema di tipo psicologico da una parte e carenziale dall'altro. Quindi c'è sicuramente una componente di vita stressante e di vita pesante che impedisce e che crea delle priorità alle persone differenti, e quindi pensano che la priorità sia il lavoro, che la priorità sia tutto quello che fanno nella vita, e vanno poi a scaricarsi. Ma soprattutto non vanno a vanificare invece la concentrazione sul loro corpo, su se stessi, poi come diceva anche Vittoria, sul fatto che invece dovrebbero cominciare a occuparsi di se stessi e quindi anche della propria alimentazione. Allora, terzo, esiste il fatto che non mangiano in maniera adeguata, quindi capita che uno mangi molto, ma come dicevamo l'altra volta, riempie lo stomaco fino al punto in cui la fame meccanica dia lo stimolo della sazietà, ma la fame chimica non è attivata, ha capito? Blocco della sazietà, il centro della sazietà. Certo. Dal punto di vista chimico, dopo mezz'ora, quando hai scaricato una parte dello stomaco, ti dici hai ancora fame perché mancano alcuni micronutrienti essenziali. E allora lì bisogna intervenire dal punto di vista proprio dell'alimentazione della giornata. Anche quando tu segui... quando tu durante la giornata segui i nostri 5-6 pasti giornalieri, anche con apporti calorici molto, molto restrittivi, che noi non diamo quasi mai, ma se anche abbiamo necessità di abbassare molto l'apporto calorico, il paziente comunque arriva la sera che non ha fame, perché noi diamo per dire anche uno spuntino dopo cena. Quindi si arriva proprio al punto in cui il paziente si adegua a un'educazione alimentare che lo porta a diminuire in maniera importante la fame nervosa. È chiaro che questo non può accadere nel momento in cui c'è una patologia sottostante, misconosciuta, che non è ancora stata diagnosticata. Quindi, come prendo ad esempio, correggimi se sbaglio, se uno dovesse avere il diabete mellito 2, quindi non lo sai perché non ti sei fatto gli esami, il diabete... Ma anche uno, nel senso che ai giovani, per esempio, purtroppo a volte manifestano quando hanno delle problematiche a livello delle cellule delle isole Langerhans beta, che non producono più l'insulina, vanno in diabete di tipo 1, quindi cominciano a dimagrire, hanno sempre fame e cominciano dimagrire, sì,
dimagriscono, non riescono più a assorbire glicemia alle stelle e rischiano di arrivare anche al coma chetoacidosico. Hai capito. Che è una situazione gravissima. E tu mi parli del diabete rischia, tipo 1, giusto? Questo è il diabete tipo 1. Il diabete tipo 2 invece c'è un problema di resistenza all'insulina, no? Ah. C'è una resistenza all'insulina. Succede che fondamentalmente tu produci comunque quantità adeguate di insulina, o addirittura superiori, c'è anche un'iperinsulinemia, ok? Ma l'insulina non è in grado, perché non trova i recettori dell'insulina, di fare in modo che il glucosio dal sangue entri nelle cellule. E quindi si ha un accumulo di glucosio nel sangue e in più un aumento della quantità di insulina, che provoca chiaramente tutti i sintomi di cui abbiamo parlato, quindi poliuria, polidipsia, quindi si va molto al bagno, si urina molto, si perdono molti liquidi perché il glucosio assorbe, fa praticamente, attrae l'acqua e il rene la deve espellere in maniera veloce, espelle anche molto glucosio, quindi si trovano quantitativi di glucosio nelle urine elevatissimi e in più si cominciano ad avere i danni quindi polidipsia, non si assorbono più quantitativi nutrienti sufficienti, il glucosio non viene utilizzato, si abbassano i quantitativi di produzione di energia delle cellule con attivazione di un sistema che si chiama glicolisi aerobia, che produce poco ATP, che è fondamentalmente la molecola dell'energia, ma soprattutto che produce accumuli di acido lattico. Si creano acidosi intracellulari che poi provocano, non vengono compensate e tamponate, e quindi le cellule cominciano ad andare, si dice, in apoptosi, in necrosi. E quindi ci sono i danni cellulari che poi si moltiplicano a organi e quindi si arriva fino ad avere tutte le conseguenze del diabete, dalla microangiopatia alla neuropatia, alla retinopatia diabetica, alla nefropatia diabetica. Adesso Barbara, che sembra un professore davvero. No, ma invece sai cosa? Devo dire, Claudio, che stai dando delle informazioni tecniche, chiaramente tecniche, ma anche semplici da capire. Quindi le stai spiegando in modo molto, molto facile, molto easy. Quindi al di là dell'aspetto tecnico, devo dire che invece diventano molto, ma molto interessanti. Vedi che stiamo toccando dei temi sempre legati alla nostra alimentazione. Attenzione, perché? Lui dice, ma quali sono i sintomi del diabete? Sto bene? Cioè non è che uno dice, perché purtroppo, correggimi sempre, perché io non sono un medico, io ti parlo da parte del cittadino, quindi no. Mi devi assolutamente correggere se vado fuori strada. Ma ti correggo. Per andare giù nel burrone. No. Quindi il diabete è proprio una malattia così silenziosa, perché se ti tagli, sì. Dici, caspita, mi sono tagliato, mi fa male, ma il diabete non lo senti, te ne accorgi quando magari... Non dico sia troppo tardi, però quando dici, caspita... È avanzato. E quando è avanzato, quindi, per carità, sempre bisogna essere prudenti, c'è sempre una speranza, però sicuramente non dobbiamo essere i soliti superficiali e dire, ma sì, dai, va bene, tanto... Quindi la fame nervosa, soprattutto in persone, in giovani ragazzi che hanno quei sintomi di cui parlavo prima, o in persone dopo i 50-60 anni che magari sono un po' sovrappeso, che magari hanno anche abitudini, come dire, un po' scombinate. Alimentari, un po', come dire, particolari, quindi assumono tantissimi carboidrati e cosa, e che cominciano a manifestare fame nervosa, vanno a urinare spesso, hanno sempre sete e quant'altro, io un saltino dal medico di medicina generale lo farei. No, ecco, quindi vedete, sempre consigli importanti che vi diamo e che noi ne siamo veramente molto contenti. Senta, comandante, lei che è sempre lì col sacchetto che tu non hai visto, dico io. Il comandante minimo settimanalmente fa ricchi soprattutto i produttori di caramelle, perché si mangia sacchi di caramelle. Lei è fortunato perché io li compro perché poi le regalo. Ogni volta che entro da lei, lei è là che scartocchia, che mangia o ha le patatine. Ma lei, come l'altro qui sappiamo noi, perché venite da me? Perché veniamo a controllare se la galleria dello sventolamento funziona. Allora, quindi vediamo la sacchetto di... Allora, la galleria dello sventolamento funziona. E l'ultima manus che è passata si è portata via le ultime, quindi non ne ho più. Va bene. È inutile che venga qua a cercare dopo. Sì, va bene, d'accordo. Senta, comandante, riusciamo a collegarci con Michele Pigozzo? Riesce a tirare un filo da casa sua fin qua? Allora, Meucci e Bell dicono di aver fatto
Non so se si è messo un 4 o un 7, adesso sentiamo. Guardi, secondo me ha messo un 10, perché se non ha messo un 10 chiudiamo la linea. Intanto noi ci colleghiamo tra qualche minuto, adesso il nostro comandante lo fa con Michele, così vediamo che cosa ha preparato di buono, soprattutto perché so che deve aver preparato qualcosa di molto buono, e lo diciamo ai nostri telespettatori sempre sul suggerimento del nostro bravo dottor Claudio Frasson. Eccolo qua, lo vediamo abbronzato però, molto molto abbronzato Michele. Molto... aspetta, abbronzato, e allora siccome lui non vuol farsi vedere, perché, ed è in manichette corte e sotto ha solamente gli slip. Cioè, almeno potevi metterti, noi ti vediamo qui con gli slip, ma non sappiamo se sono... Sì, non sappiamo se sono slip o se è un costume. Siccome abbiamo anche una signora qui, ha detto ma come... Michele oggi è così, ma non so, da che cosa viene questa tua idea di metterti in canottiera molto... Allora, vi spiego, ho appena finito di fare una ricetta dieta Minu, con la mia casacca dieta Minu, quella con i dinosauri e le ossa, e come fa caldo, ho tolto la casacca, mi sono lavato un attimo e ho messo una canottiera per stare un po' meglio. Ma io non ti ho chiesto che cosa tu hai fatto, tantomeno Vittoria e tantomeno il nostro Claudio. Loro si sono un po' meravigliati che ti hanno visto in costume, non sapevano se erano pantaloncini o slip o qualcos'altro, quindi è quello, cioè nella parte da qui in giù, hai capito, è quello che non capisco. So. Capisco. No. La parte da qui in giù sono i pantaloni classici. Allora, chiamiamoli pantaloni. Allora, perché non vieni in trasmissione con quei pantaloni classici che hai là? Cioè, potrebbe essere un'idea che potremmo fare. Vieni con i pantaloni classici e vedi che ti guardi. La zuava. Sì, alla zuava. Sì, alla zuava. A quarta. Vabbè, senti Michele, al di là della tua privacy, che noi non vogliamo assolutamente la privacy, parlaci un po' invece di questa... Hai sentito oggi di cosa stiamo parlando sia con Vittoria che anche con Claudio? Di cose molto interessanti, che Claudio si è tutto preparato, ha detto mi raccomando, guarda, oggi fammi delle domande giuste, perché che non andiamo via come al solito a ruota libera, quindi oggi siamo specializzati e vogliamo specializzarci proprio in questo. Quindi con Claudio oggi abbiamo parlato e stiamo parlando di alcune cose molto interessanti che riguardano... Guarda sempre la nostra alimentazione, ma un'alimentazione che deve essere seguita in modo giusto, come di solito insomma si fa. Tu che cosa ho ci vuoi proporre? Ho sentito che parlavate di diabete. Ho sentito che stavate parlando sì, ma no, ma non solo di diabete, cioè si stava parlando di fame nervosa, quindi la fame nervosa, sì, ce l'ha spiegato Claudio nelle varie versioni, quindi può essere data o dal diabete, correggimi sempre, di tipo 1, o dal diabete mellito, cioè da alimentazione di tipo 2, che sono due cose completamente diverse. Uno ti fa dimagrire, l'altro invece ti fa magari mettere su... Cioè, tu guardi... Sono due diabeti melliti, si chiamano tutti e due. Tutti e due melliti. Mellito, uno è tipo 1 e l'altro è tipo 2. Uno è da carenza di insulina, l'altro è da resistenza all'insulina. Si dice. Hai capito, quindi ci sta dando delle spiegazioni molto interessanti e che ci fanno venire sicuramente qualche dubbio proprio su noi stessi, magari per chi è molto facilitone. Quindi interessante anche oggi. Prego Michele. Sì, io direi che tra l'altro le ricette che stiamo creando con il dottor Claudio sono proprio delle ricette che fanno attenzione anche a questa cosa, perché abbiamo la dieta Minu da seguire, lui mi manda proprio gli ingredienti della composizione di una giornata, di una dieta tipo di un paziente, quindi potrebbe essere un paziente magro come me, potrebbero essere altre cose, e in questo momento... C'è Collodi che vorrebbe fare Pinocchio 2 e la vendetta, cioè, quindi c'è Collodi che vorrebbe fare Pinocchio 2 e la vendetta, prego. Vabbè, volevo dire diversamente magro. Sì, no, vabbè, diversamente. Se tu dicevi diversamente, allora ci poteva stare, ma se tu parli di magro, è come se tu mi dicessi, ma tu hai la pancia, guarda, te la faccio vedere. Eccola, ma c'è la pancia, quindi non è che... è come... Quello lì è un po' di stomaco. No, questa è pancia, ti dico io, guarda, il dottor Frasson mi ha misurato con il metro, ci vogliono meno 10-15 kg da buttare via. Ah, sì. Sono il cosiddetto falso magro, sì.
Ho capito. Quindi, prossimamente ti manderà anche la tua giornata tipo, io ti preparerò una ricetta. Va bene, ci sto, anche perché le tue ricette, Michele, le vostre ricette, lo spiegavo prima, non so se tu mi hai sentito, è molto bello quando le prepari tu perché sei uno di noi, quindi sei molto bravo perché sei insegnante, soprattutto di scuola alberghiera. Uno potrebbe dire, vabbè, ma Michele ha le mani in pasta. Sì, ha le mani in pasta, però non sei, l'abbiamo sempre detto, non sei lo chef, il cracco della situazione, sei uno di noi, come io che amo la cucina, Vittoria anche, e anche il nostro dottor Claudio, quindi siamo uno dei tanti personaggi o delle tante persone che sono a casa che si mettono davanti al fornello e che iniziano a preparare, quindi è la dieta menù facile per tutti, quindi tu ne sei l'esempio e ci stai dando soprattutto dei buoni esempi di come mettere in pratica ciò che soprattutto ci viene detto, quindi bingo. Sì. Infatti il filmato che vi ho mandato oggi, tra l'altro, sono in canottiera perché faceva caldo quando l'ho girato e non mi sono neanche messo, non voglio entrare dentro e non voglio dire niente, però c'è un, come vi ho spiegato l'altra volta, c'è una piccola chicca anche su questo filmato. La piccola chicca, che non so se l'avete già visto o lo vedete, lo vedrete, sì, sta proprio nel fatto di come cuocere il pesce alla griglia senza dovergli lasciare sulla griglia metà della pelle e mezza del pesce, insomma. Sappiamo che ogni volta che si cuoce un pesce si attacca tutto e la griglia rimane poi... Allora ti devo invitare dove io lavoro, quando veramente metto in griglia 50-80 tipi di pesci, compreso anche quando devi grigliare il tonno o altre cose, e in griglia non rimane nulla. Nel senso che viene via tutto. È il master chef. No. Dire. Tu sai che io non sono un master chef assolutamente, ma sono uno che sa cucinare, quindi dalla carne al pesce. Però siamo curiosi di capire tu qual è questo trucco o questo segreto che poi andrai a svelare al nostro pubblico. Mettiti nei panni di noi poveri mortali che a casa cuociamo con la piastra e non siamo master grill, e magari questo piccolo trucco fa sempre bene. Vabbè, allora ce lo spiegherai, ce lo spieghi dopo sto trucco o com'è? Sì, quando mandiamo il filmato viene spiegato il trucco. Ah. Quindi nel filmato vedete il trucco. Volevo dirvi, oggi ho preparato un altro piatto speciale perché oggi ho preparato delle tagliolini, sempre di pasta Senatore Cappelli, al limone. Ah, però. E al posto della panna... Mm-hmm. Ho usato la famosa crescenza light. Che si può mettere, vero? Tu parli, siccome mi piacerebbe anche che spiegassi, vai a praticamente modificare alcuni ingredienti, ma sempre sono degli ingredienti che nella dieta menù ci sono. Quindi modifico anch'io, quindi andiamo a specificare anche questo, che tu ti attieni esattamente a un protocollo che è quello che praticamente viene dato dalla dieta menù, quindi ci sta benissimo, perfetto. Poi ho aggiunto, tanto per dare un po' un picco, diciamolo piccante, un po' di piccantezza a questo piatto, no? Sì. Ho aggiunto un po' di zenzero, che zenzero e limone, sapete, va anche di moda, e alla fine io ho aggiunto un po' di semi di papavero, tanto per dargli quei granelli neri alla pasta, eccetera. Il piatto, secondo me, è riuscito molto molto bene, il gusto era stupendo, ho usato anche un po' di grana che è comunque previsto dalla dieta, quindi alla fine si può spolverare con i nostri 5 grammi di grana. È uscito veramente un piatto stupendo che la prossima settimana lo vedremo assieme. Vabbè, oggi che cosa ci fai vedere invece? Oggi vi faccio vedere, in questo caso sono orate, ma potete fare la stessa cosa col branzino, con la spigola o comunque con dei pesci di quella tipologia, fatti alla griglia senza aggiungere nulla, quindi cotti un po' nel loro sughetto, nella loro acqua, chiamiamola, no? E poi ho preparato un'insalatina, una dadolata, chiamiamola, di pomodoro, erbetta cipollina e basilico, e l'ho fatta diventare come una salsa,
Vabbè, sopra. Siamo un po' curiosi, se vuoi lanciare il tuo servizio e se sei d'accordo anche il dottor Carlo Fiorsone e anche Vittoria, andiamo a vederlo, siete d'accordo? Assolutamente. Quindi anche voi da casa guardate, perché è un qualcosa che tutti potete fare e non è bisogno di essere super master chef, quindi persone ecco, comuni. Dimmi Michele. Volevo aggiungere, io nel video ho fatto vedere che mettevo il pesce, cioè ho fatto vedere la piastra e lo mettevo con la piastra fredda. Quando lo fate a casa, io ho parlato di 3 minuti, 8 minuti, perché quando lo fate a casa mettete la piastra a scaldare, sì, e aggiungetelo. Certo. Io per motivi, ovvi motivi di video, l'ho fatto. Va bene. Ti ho mostrato la Va bene. Allora andiamo a gustarci questo piatto della dieta menù preparato dal nostro Michele Pigozzo. Prego regia. Stasera facciamo del filetto di orata con un po' di pomodoro e basilico. Lo facciamo alla griglia. Quindi per farlo alla griglia sfilettate l'orata o branzino, se volete, la sfilettate in modo che sia bella pulita e poi fate una cosa stupenda. Prendete della carta da forno e avvolgete i vari filetti con la carta da forno, come vi faccio vedere io. La facciamo nella griglia e quindi ho preso la padella per fare la griglia, la metto qui davanti, una volta avvolta nella sua carta forno la poniamo nella nostra griglia e procediamo con la seconda, togliamo le spine. Ecco, se riuscite togliete tutte le spine passando con il dito, che sentite, e poi con una pinzetta andate a prendere e le togliete. Bene, eccoci qua, abbiamo messo i 4 filetti nella pentola, nella padella, ho preso 2 placche per poterle girare e adesso 3 minuti da un lato, 8 minuti dall'altro, si scuocia bene e poi le nostre orate saranno pronte. Bene, giriamo i pesci. Vedete che comincia a prendere il colore. Tagliamo proprio a pezzettini piccoli in modo che poi venga comodo da prendere con il cucchiaio e farcire il nostro pesce. Bene, ecco,
salsetta da mettere poi sul pesce. A questo punto andiamo a vedere il pesce se è pronto. Come vedete, bello dorato. Capiamo se è cotto, capiamo perché quando ha questa doratura qua il pesce è cotto. Adesso prendiamo un piatto, andiamo a servirlo, ci aiutiamo ovviamente con le mani, facendo attenzione a non romperlo, capiamo bene pelle che non si attacchi la carta, eccolo qua, uno. Ovviamente adesso mi mettete un pizzico di sale, e tutto è pronto, una ricetta dieta minu stupenda, pronta per voi. Ciao! Devo dire la verità, accenda la luce comandante, accenda, che si accende la luce. Ma dov'era che ci ha messo così tanto ad accendere la luce? Non so. Mi scusi, ma qui l'effetto sventolamento comincia a perdere un po' di... No, lei, io ho visto, lei si è tolto via la maglietta di... perché vuole copiare da Michele, vuole mettersi in canottiera. Dica la verità, dicono intanto la verità, non è che noi ci scandalizziamo. Lei voleva togliersi la maglietta. Michele, della facoltà di non riuscire. Meno male. Allora, emozioni sensoriali. No, emozioni sensoriali molto belle, devo dire, un bel piatto che si presenta anche bene, poi tra le altre cose con queste belle sogliole, con il pomodoro messo da dorata così, è invitante, buono, devo dire, complimenti Michele. Molti mi hanno chiesto, ma come mai hai messo il sale alla fine? Sì. Proprio per le emozioni sensoriali. Okay. Quando io salo alla fine ne uso meno, perché ovviamente non sto lì a metterlo in tutti gli ingredienti, eccetera, e nel momento che lo metto in bocca lo sento subito. Quindi do subito la sensazione di sale alla bocca, che il gusto della sapidità me la tramanda, e poi riesco a gustare il gusto del pomodoro e del pesce.
Bene, senti Michele, intanto grazie perché sei stato veramente, devo dire, straordinario come sempre ad aver preparato un piatto semplice e facile, sei uno di noi, quindi la cosa bella, prima mentre ti vedevamo là, che eri lì che stavi tagliando il pomodoro e cose varie, quindi è molto bello perché a casa fanno così, cioè non è che tutti sono chef, si mettono lì, tagliano, cucinano, fanno vedere, quindi... ci è piaciuta molto, vero Claudio? Ci è piaciuta molto, quindi complimenti e grazie per averci fatto assaporare un altro piatto, soprattutto di questa straordinaria dieta Minù. Grazie ancora. Ecco, io sto apprezzando molto questa dieta Minù perché mi permette di fare i piatti con il gusto, cioè ci permette di mangiare con gusto tutto quello che serve. Certo. Nella tua giornata hai il tuo pasto completo. Tant'è vero che mi viene quasi voglia di farla. Va bene Michele, quindi ci vediamo la prossima settimana per un altro dei tuoi piatti. Adesso ti salutiamo. Bravissimo. Perché noi portiamo i nostri amici ad Abano Terme, al Parco Terme. Michele, grazie. Ciao bene, Michele. Ciao a tutti. Bravissimo. Ciao, ciao, ciao. Ciao, 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 bravissimo. Ciao, ciao.